Sandokan, è così triste starti lontano. Se potessi consegnare al vento una carezza e farla arrivare fino a te. Marianna. Sandokan! Kammamuri, cosa ci fai qui? Che cosa vuoi? È tutto il giorno che ti cerco. Dovevi portarmi a pesca di gamberi e invece sei sparito. Volevo stare su. Pensi a lei. Non mi piace quando una persona si innamora. Sta sempre sola, è sempre triste. Sei triste soltanto quando la persona che ami è lontano da te. Ma è una tristezza dolce, se sai che presto la riabbraccerai e poi starai con lei per sempre. Forse anch'io mi sto innamorando. Mi sento triste e poi mi sento come un vuoto allo stomaco. Questo non è amore, mio piccolo Kammamuri, è fame. Ora andiamo. Gli altri ci aspettano. Prego, signori, se volete accomodarvi, la cena è servita. Yanez, guarda che bella. È bellissima. Ma adesso assaggia questa minestra. Tieni. Davvero buona questa minestra. Questa volta hai superato te stesso. Come diceva la mia bisnonna, il talento del marinaio si riconosce dal cucchiaio. Di un po', c'è qualcosa che non va. Scusami, non ho fame. E poi c'è una cosa importante che devo comunicarvi. Ascoltatemi. Eh? Ho deciso di tornare a Labuan a rapire Marianna. Io la voglio portare qui. Ritornare a Labuan? Marianna? Cosa? Come vuoi portarla qui? Una ragazza non può far parte della nostra banda. Le femmine portano solo guai. Fanno un capriccio dietro l'altro e non chiudono mai la bocca. Ma io l'amo e voglio vivere con lei. Buonanotte. Parto domani all'alba. Avremmo dovuto insistere e andare con lui. Rischiare tutto per una ragazza. Se la vuole, dovrà cavarsela da solo questa volta. Mi avete fatto chiamare, zio. Vi sembra questo il modo di presentarvi a due gentiluomini? Veramente, io mi stavo allenando al salto degli ostacoli. Al salto degli ostacoli. Forza, Gwilonk. Gwilonk! Che ve ne pare? L'ho fatto arrivare io personalmente da Londra. È un regalo per qualche parente? È per voi, sciocca. Lord Gwilonk mi ha chiesto la vostra mano e io gli ho dato il mio consenso. È molto gentile da parte vostra, Lord Gwilonk, ma non ho nessuna intenzione di sposarti. Come osate rifiutare? Solo un uomo potrei sposare e voi sapete benissimo di chi si tratta. Non sarà mica Sandokan. Sandokan sarà presto un uomo morto. La data delle nozze è fissata per il mese prossimo. Non preoccupatevi, Gwilonk, è molto testarda, ma farà quello che dico io. Quello sciocco, stupido, vanesio, vigliacco pappamolla. Come ha osato, mi domando, chiedere la tua mano? Non è Gwilonk che mi preoccupa, ma mio zio. Certo, quando il governatore si mette in testa qualcosa. Se solo potessi avvertire Sandokan. Chissà dove si trova in questo momento. Pare che Lord Gwilonk sposerà la nipote del governatore. Eh? Non è possibile. A forza di starle dietro, quel babè è riuscito a spuntarla. Parente di James Brooke, ve lo immaginate?
Se ne vedranno delle belle alla guarnigione. Meglio così, la vita stava diventando monotona. Ehi, Spencer, dove sei finito? Ho sentito un rumore e sono andato a vedere. Tutto a posto! È fatta. Saranno tutte le personalità più in vista del ball. Anche la regina madre, eccellenza. La regina ha quasi 90 anni, Quillong. Volete che muoia durante la traversata? Inviterò il sultano del Varuni e quella ficcanaso di Lady Carradine. Sarà l'occasione per unire la ragion di stato alla felicità di mia nipote. Questi discorsi mi hanno un po' stancata. Mi ritiro nella mia stanza. Buonanotte, mia cara. Sogni d'oro. Marianna! Shh. Amore mio! È una fortuna che tu sia qui. Mio zio vuole farmi sposare con Lord Quillong. Sì, ma non preoccuparti, Marianna. Ti porterò via con me. Presto! Voi. Aiutate Marianna a raccogliere le sue cose. Oh, Marianna, non puoi farlo io. Oh. Una sentinella è stata assalita! C'è un intruso nel Maledizione, palazzo! Mi hanno scoperto! Prendi il cavallo, ci troviamo nel parco. Oh. Trovatelo! La mia futura moglie potrebbe essere in pericolo! Ma quella è la mia divisa, è lui che mi ha assalito! Sandokan? Sono venuto a portarti il mio regalo di nozze! Eccolo! Marianna, sei proprio sicura? Cosa ne sarà di me? Non preoccuparti, ti scriverò ogni giorno. Mi spiace interrompere questi saluti tanto commoventi, ma tu e Luna non andrete da nessuna parte. Spiacente, ma devo andare! Marianna dovrebbe essere qui! Eccolo! Devo fuggire o mi prenderanno! Chiudi! Ah! Un cavallo e un paio di bretelle! Presto! Dobbiamo inseguire quell'uomo! Forza, cavallino! Mettigela tutta! Stanno per raggiungerci! Aiuto! Allora, vi è piaciuto lo scherzetto? Non potevi farmi una sorpresa più gradita. Beh, come si dice in questi casi, non si lascia un amico in mezzo ai guai. Allora, non hai portato la ragazza con te, non l'hai vista? Sì, ma qualcuno deve averla fermata. Ma almeno sei riuscito a parlare con lei. Ma sì, sì, però adesso sarà più difficile tornare al palazzo. Tu certo non puoi tornare, però potrebbe farlo qualcun altro. Che intendi dire? Te lo spiegherò strada facendo. Forza, coraggio! Vediamo chi vince! Forza, forza, ti aspettate, forza! La tua follia ha superato ogni limite. Ti ricordo che sono io il capo. Chi disobbedisce deve vedersela con la mia sciabola. Fatti sotto, sei coraggio! Traditore, pagherai con la vita la tua insolenza! Lo vedremo! Per carità, la mia povera taverna, ne supplico di fermarvi! Forza, Kamamuri, ora tocca a te! Soldati,
via, correte! C'è una rissa alla taverna! Cosa succede, ragazzino? Ci sono due che si stanno azzuffando! Fermi tutti! Le guardie, scappiamo presto! Eccoti servito, traditore! Voi due fermi, siete in arresto! Siete accusati di rissa e disturbo della quiete pubblica! Vinco qualcosa? Sì, un bel soggiorno in prigione. L'amo è lanciato. Adesso bisogna vedere se il pesce ha bocca. Spero solo di non avergli fatto troppo male. Ecco il prigioniero, eccellenza. Eccomi qua, buongiorno a tutti. Oh, c'è anche il pallone gonfiato. Non mi aspettavo di rivedervi così presto. Sentivo troppo la vostra mancanza. Smettete di fare il buffone e parlatemi di Sandokan. Cos'è questa storia del duello? Niente, piccole divergenze di opinione. Non tanto piccole, se stava per ammazzarvi. Io stavo per ammazzare lui. Come? Non eravate grandi amici? Non sa nemmeno cosa sia l'amicizia, quel selvaggio. E comunque la cosa non vi riguarda. Mi riguarda e come? Per la vostra complicità con quel bandito potrei appendervi alla forca senza nemmeno processarvi. Alla forca? Beh, insomma, non esageriamo. Ma se decideste di collaborare? Scusate, non capisco. Collaborare in che senso? Rivelandomi dove si nasconde Sandokan, per esempio. Vi ringrazio caldamente per la generosa offerta, ma non posso accettare. Che vuol dire? Come non potete accettare? Il mio onore mi impone di uccidere Sandokan personalmente. Ve l'ordino per l'ultima volta, Yanez. Parlate o domani stesso sarete impiccato. Parlerà, sono sicuro che parlerà. Che ne dici, Paco? Sono stato abbastanza convincente. Il mio onore mi impone di ucciderlo personalmente. Ma adesso sarà meglio riposare. Domani comincia il secondo atto, la parte più difficile del nostro piano. Così sarà costretto a passare dalla porta d'ingresso e noi lo accoglieremo a fucilate. Ci sono novità dalla guarnigione? Hanno arrestato Yanez de Comera. Già, lo hanno arrestato per rissa. Se non rivelerà il nascondiglio di Sandokan, il governatore Brooke lo farà impiccare domani all'alba. Hai detto Yanez de Comera? Sì, proprio lui. Che succederà, Marianna? Pensi davvero che lo impiccheranno? Temo di sì. Pur di salvare Sandokan, sono certa che non parlerà. Guardie! Guardie, voglio parlare subito con il governatore! Come si dice, la notte porta consiglio, soprattutto quando è seguita da una buona colazione. Parlate e avrete tutte le colazioni che vorrete. Siete stato molto gentile ad invitarmi qui. A proposito, visto che vi consegnerò Sandokan, penso di meritarmi la taglia che avete messo su di lui. Il vostro onore mi costa un po' caro, ma l'avrete. Ma quale incantevole visione! Pensavo foste rinchiuso nelle segrete. Il governatore ha compiuto un atto di clemenza verso colui che gli consegnerà Sandokan. No, non è possibile. Andiamo, non mi guardate così. Avreste preferito forse vedermi penzolare da una forca? Mia nipote è una ragazza molto ingenua, ma sono sicuro che riuscirete a convincerla di aver agito anche per il suo bene. E ora vogliate scusarmi, ma ho qualche documento da mostrare al mio futuro genero. È tutta una finzione, un trucco per consentire a Sandokan di liberarmi. Tranquillizzatevi, Marianna. Perché d'ora in poi quel vigliacco di Sandokan non avrà più alcuna possibilità di tormentarvi, ve lo assicuro. Parlate così del vostro migliore amico. Onore, amicizia e lealtà non significano più niente per voi. Come siete romantica, Marianna. Per me contano solamente due cose nella vita. Star sempre dalla parte del più forte e spassarmela il più a lungo possibile. Io vi disprezzo! Bisogna ammettere che ti ama moltissimo, fratellino. Bene, bene. Quel buffone ci porterà da Sandokan e quando li avremo entrambi saranno in due a penzolare nel cortile. Yanez aveva detto dopo mezzogiorno. Guarda, Sandokan, ecco il segnale. È Yanez con lo Zook. Presto, ora dobbiamo decifrarlo. Dice, Brooke abboccato, uscito prigione, dovuto fingermi vile con Marianna, beccato sonoro ceffone. Che ceffone, non capisco. Vuol dire che lei mi ama, Kammamuri, e che il nostro piano procede bene. Dobbiamo stare pronti, fra poco toccherà a noi entrare in azione.
Ecco la pianta. Come vi dicevo, Sandokan cercherà di arrivare al palazzo passando dalle montagne. Noi gli tenderemo l'agguato in questo vallone, che sbarreremo qui e in questo posto. E a quel punto sarà spacciato. Saranno necessari molti uomini per un'azione del genere. Tutti quelli che avete. Ecco, eccellenza, così facendo il palazzo resterà indifeso. Basteranno un paio di guardie ai cancelli. Questa volta è davvero finita. Ci siamo, adesso tocca a noi. Tu, Pisangu, Ragno di Mare e Kamamuri, andate a preparare il nostro scherzetto. Io e Giro Battle andremo al palazzo. Sarà un gioco da ragazzi. D'accordo, andiamo. Sandokan! Non aver paura, amore mio. È tutto sotto controllo. Ma come? Loro sono andati? Yanez, non vorrai dirmi che... Sì, esatto. Quella è stata soltanto una recita per imbrogliare tuo zio. Oh, povero Yanez, gli ho perfino dato uno schiaffo. Se tutto va bene avrei modo di ringraziarlo. Adesso va a prepararti. È venuto il momento di lasciare per sempre questo palazzo. Sono ore e ore che vaghiamo per queste montagne. Fidatevi, eccellenza. Lo vedremo se è il caso di fidarsi oppure no. Questo prendilo, ti sta così bene. Scusami, Nani, ma credo che non prenderò niente, a parte il violino. Sì, ho capito, Marianna. Non vuoi portarti dietro cose che possano ricordarti la tua vita qui. Nani, tu sarai sempre nei miei pensieri. Tre uomini si stanno avvicinando al galoppo. Uno di loro sembra Lord Willunk. Avevo ragione a non fidarmi di quel buffone. Uomini, presto! Diamogli addosso, presto! Muovetevi, avanti! Risparmialo, Sandokan. I vigliacchi come lui non sono mai pericolosi, sono soltanto inutili. Però voglio sapere perché sei tornato al palazzo. Brook non si fidava e mi ha mandato a controllare se non ritorno prima del tramonto. Oh! Capirà che Yanez ha mentito e lo farà uccidere. Presto, dobbiamo raggiungere gli altri. Yanez è in pericolo. Bene, ci siamo, ecco il vallone. Ma Lord Willock non era dietro di noi. Sì, ma è tornato al palazzo. Era in pena per la sua fidanzata, ma se tutto è a posto tornerà in tempo per l'assalto. Oh, no. Quanto al piano, ho cambiato idea. Aspetteremo Sandokan in cima a quella montagna. Lassù, ma potrebbero vedere. Ora siete voi che dovete fidarvi di me. Non scendono per il pallone, salgono verso la montagna. Che facciamo? Dovevamo far cadere i massi non appena fossero passati. Ho la brutta impressione che stia andando tutto all'aria. Sono proprio in un bel pasticcio. Presto, raggiungete gli altri! Io farò scendere i soldati dalla montagna! Quando sei pronto facci un segnale e faremo scattare la trappola! Adesso a noi due, James Brooke. È proprio Sandokan. Scendiamo e prendiamolo. Ah, fratellino, sei davvero formidabile. Ah! Sandokan al promontorio. Prendi, fratellino! Ma mi sei più utile da vivo. Almeno finché non avrò dimostrato a tutti chi sei veramente e che cosa hai fatto a mio padre. Io ti distruggerò.
È meglio andare. I soldati possono arrivare da un momento all'altro. Andiamo! Forza! Ah! Presto, i soldati stanno per raggiungerci. Dobbiamo saltare, non c'è altra scelta. Sono pronta. Audrey! Maledetti, ce l'hanno fatta. Ancora non riesco a rendermi conto di tutto quello che è accaduto. Sei qui con me. E presto sarai la regina della mia isola. L'isola di Montplacem. Ti piacerà, vedrai. Non sarà di certo confortevole come a palazzo, ma faremo di tutto per farti sentire a tuo agio nella tua nuova casa. Evviva! Evviva! A proposito, devo ancora scusarmi con Yanez per quello schiaffo. Vi siete ripresa dal tuffo, Marianna? Sì, ma sono ancora piena di imbarazzo per quell'imperdonabile gesto. Non so come ho potuto essere così sciocca da credere che voi avreste potuto tradire Sandokan. Ognuno di noi ha fatto la sua parte. Sì, ma voi avevate quella più difficile di tutte. Posso considerarmi perdonata adesso? Oh, sì, credo proprio di sì. Pensi ancora che le donne portano solo guai? Sì, ma insieme a un'infinità di altre piccole cose piacevoli.